Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E le posso chiedere se usa ancora come consulente per vestirsi la sua armocromista? Guardi, si è scritto tanto, anche qui un sacco di fake news. Ho letto di camicie di 2.500 euro di Dior che in realtà erano scontate 82 euro sulla rete, quindi lasciamo perdere le cose che non sono importanti. No, ma lavora ancora con l'armocromista, la usa ancora, le chiede ancora consigli o no? Quella è un'amica a cui, quando devi fare un servizio con Vogue e rifiuti di mettere i vestiti griffati che ti offrono... Per me la domanda è se si è pentita di quell'intervista. Ecco, si è pentita. No, non mi sono pentita di quell'intervista. Ma guardi, io penso che io non devo andare dove già mi conoscono, sanno che possono fidarsi di quello che faccio. Noi dobbiamo, come Partito Democratico, ricostruire la credibilità presso mondi che non ci hanno più guardato. Chiaro. Guardi che è sbagliato pensare che alcune riviste siano lette solo dall'elite del paese. Per carità, non è snobismo. Ecco, lei viene tacciata di essere troppo radical chic, dall'altra comunque troppo di sinistra e quindi insomma non si capisce. E allora sono confusi loro, non io che ho le mie idee. La moda è politica, guardi, lei lo sa bene. Allora, Schlein insiste molto sull'economia, sull'economia sostenibile anche, e l'Italia presenta però su questo fronte un bilancio luci e ombre. Guardate il punto di Paolo Pagliaro.